Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Minecraft. Qui con me oggi c'è Iacorollo. Ciao a tutti. E anche Nova. Uè, ciao ragazzi. Come vedete siamo in una location nuova perché abbiamo cambiato completamente server e per questo devo ringraziare lo staff di ArenaCraft. Questo qui ragazzi è un server privato, quindi possiamo entrare solamente noi e quindi vuol dire che possiamo costruire la nostra bella casa, tutti i nostri edifici giganteschi all'esterno, senza il timore che nessuno venga qui a saccheggiarci i nostri averi. Quindi veramente sono contentissimo di questo qui. Come vedete siamo su un'isola, qua ci sono le miniere di moria, tutto quanto che va sottoterra. Abbiamo un po' di pecore, scusa, maiali, mucche. Abbiamo un po' di tutto. Sì, è un'isola ragazzi, con i funghetti, pieno zeppo di alberi, veramente una cosa fantastica. Noi adesso costruiremo subito la casa. Ah, c'è da dire inoltre che non è una normale modalità di survival, è leggermente più difficile, quindi gli zombie possono distruggere le porte, la fame scende un po' più velocemente. Esatto, non è proprio una hardcore, però poco ci siamo, penso. Solo che quando moriamo respawniamo tutto lì. Esatto. Quindi direi di andare subito a distruggere tutta la foresta. Creiamo la casa perché abbiamo paura del buio. Dai, prendiamo il legno. Vai. E la casa la facciamo qui, quindi. Sì, la casa la facciamo qui. Mi di... è sempre chiesto una cosa, ma come fa uno a spaccare i tronchi a mani nude? Cioè, mani nude? No. Con la potenza di Okuto. Cioè... Ragazzi, prima che mi dimentico, scrivete nei commenti cosa volete vedere in questa serie qui. Tipo, nel prossimo episodio ci dite voi cosa dobbiamo fare, ci date qualche challenge. Chiaramente, ragazzi, che sia possibile da fare, perché siamo... Fattibile per ora. Esatto, fattibile, però abbiamo appena iniziato, quindi... Non chiedeteci di andare nel Nether, costruire una casa, fare una serra almeno per sopravvivere e allevare questi animali qua. Esatto, io direi subito di costruirci una casa, così almeno siamo un po' al riparo quando scende la notte, e farci appunto, come hai detto te Nova, una serra, perché siccome qua moriamo di fame subito, almeno abbiamo il cibo. O ci prendiamo un animale domestico, o facciamo qualcosa. Adesso, l'importante è sopravvivere all'inizio. Ok, io sto prendendo un po' di lana per i letti. Oh, 1, 2, perfetto, 3, 4. Allora io faccio una bella crafting table, se mi ricordo come si fa. Io ho preso un po' di legno e comincio a fare la casa con questo legno qua. Falla un dov'è po' che la volete? Grande, non piccolissima. E dov'è che la volete? Qua? È sempre lì, sì, nello spawn. Assi. Allora, fammi prendere un po' di assi, che questi qui vanno sempre bene poi per costruire la casa. Perfetto, non muore. Se lo mettiamo via, ci costruiamo una bella crafting table qua. Una basta o ne volete due? Dai, ve ne faccio due. E mettiamo un po' di pietra, così ci facciamo gli attrezzi quelli potenziati. Questa la rimettiamo via. La crafting ve la metto qui, va bene? Eh sì, adesso arriveremo. Ok. Avete della legna per fare un piccone almeno in pietra, in legno? Sì, sì. No, io per ora no. Aspetta. Toh, questa legna grezza ti basta? Quella dietro. Sì, sì, sì. Faccio una pala adesso, così rompiamo velocemente qua la terra. Anche. No. Ah, ok. Cosa vuoi fare? Qui chiudiamo? Dobbiamo qui mettere della terra e toglierla qua. No, qua. Guarda. Allora. Facciamo un quadratone gigante. Ah, gigantesco? Ok. Oppure facciamolo un po' di effetto, dai, facciamolo un po'. Così. Facciamo la. Questo allora è la stanza per entrare. Là dietro facciamo le stanze da letto. Ok. Quindi facciamo un'altra porta e qui spacco. Perfetto. Io vado a prendere un po' di pietra. Dove la prendi di là? Ok. Una porta così facciamo, eh. Vabbè. Sì, dai, in mezzo lì è perfetto. Ma proprio stilosa. Ah, qui bisogna prendere un po' più di terra. Aspetta che vado a prendere la terra. Ok. Comunque qui c'è una miniera assurda. Poi sotto. Io farei anche una porta che da casa va fino in miniera. Quasi qua. Vabbè dai, intanto avvicina. Sì, poi faccio i miei passaggi sotterranei, più uscite. Perché se i zombie spaccano le porte almeno scappiamo via dall'altra. Ok, allora. Incomincio a tirare sulle pareti, sennò... Sì, qua facciamo una brutta fine, sennò spacco l'ultimo anche qui. Senti, le finestre le mettiamo dopo, perché sennò...
Rischiamo di far entrare soltanto le bestie. Allora, qui ho finito, perfetto. Allora, però questo gradino qua non lo voglio qua, sennò gli zombie arrivano. Quella cosa lì dà proprio fastidio, eh. Allora, la porta la No, mettiamo cavolo, ho qua. sbagliato. Allora, Là. lì. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Vabbè, è uguale, poi chiuderò dopo. No, ho Ok. sbagliato ancora. Però, cioè. Che cavolo. Vabbè, poi esco e sistemo. Ok. Oh, là. Là. Vabbè, Adesso poi sistemo voglio vedere tutto. fare il tetto a questa casa, eh. Metteremo anni. Ok. Vai, altri 5 blocchi, poi devo di nuovo. Oh, un fiorellino, preso. Abbelliamo un po' la casa così. Allora, Casa che non ha un di tetto, però c'è i qui. fiori, hai visto? Se piove, moriamo affogati dentro. Se piove come stanotte da me, sì, di E non è che sicuro. sta piovendo? Ok. Senti, visto che abbiamo poco legno, cominciamo a chiudere questa stanza gigante. Vai, chiudi tutto. Te no, hai trovato qualcosa giù nelle miniere? Nova? Ok, trovato della cobblestone, l'ho presa col piccone e ho fatto le attrezzi in pietra. Oh, Quindi buono, buono. E c'è adesso un'accetta? portate la crafting table dentro casa. Vado a prendere subito. Oh, sento Ok. già zombie. Sì, nel bosco, perché c'è buio, quindi Quindi, spawnano. qua chiudo. No, sbagliato. No, entra di là. Dobbiamo fare una porta. No, tipo qua faccio così. O facciamo il fossato attorno dietro la nostra casa. Il Dobbiamo far fossato fossato! perché rompono tutto gli zombie. Poi faremo. Il fossato lo facciamo immediatamente. Ho la pala se vuoi, l'ho appena fatta. Dammi, Vai, vai, dammi una pala. dammi un po' di pietra che Dove prendo sei? Tieni, poi un'accetta. facciamo subito il secchio anche. Dammi un'accetta nuova. Ok. Accetta, tieni qua. Io vado a fare Vai, il le fossato con i coccodrilli fornaci. facciamo adesso. I coccodrilli dove li prendi però? Non lo so, ci sarà una mod per i coccodrilli. Allora, faccio la fornace e la piazzo qui dentro. Aspetta, però, se dobbiamo mettere l'acqua, facciamo così. Ok. Però Beastart, non possiamo invadere nessun Carlo questa volta, mannaggia. Porca vacca, è vero. Mamma mia. Ma lo faccio di uno o di due alto? Fallo 1-1-2, decidete. Mi dico è meglio. 1-2. 1-2-1-2. 3-4. Oh, Inizia la lotta. facciamolo. Sì, facciamolo di Prendo un due, po' di che diventa cibo. più cattivo così. E poi cosa ci vuoi mettere Tanto dentro? l'acqua ne Acqua? abbiamo a volontà. Ci mettiamo l'acqua e se riusciamo i polipi dentro. Se riescono ad entrare. Lì è un po' più complicato. Difficile, vero? Come facciamo a portarli? Di cosa lì? Polipi. I polipi. Non lo so. Ok. Poi qui facciamo un Ho bel portato ponte due anche. amichetti comunque. Ok, tre amichetti, un altro si è aggiunto. Cos'è che portate? Gino, Pino e uno Galvadino. comunque. E Ugo. Vai, E arrivo. Ugo. Vai, Ah, qui porta. bisogna. Ok, Ah, un qui. quarto, vai, Aspetta. c'è un quarto amico qua. Ecco quanti. Amichetti. Qui però ci vuole Vieni. una. E dove vuoi metterli? In casa? Ovvio. Cosetta, per ora. Dentro, no? E Mi ha se cambiamo il cagato un uovo fossato però addosso. non. Ecco. Perfetto. Mi sa che uno Adesso deve morire già sistemo qui. stanotte perché ho fame. Ok, aspetta, li porto dentro questi. C'ho Fai una fame porta in. quindi c'ha. Jacopo, fai una porta in legno, così. Di Diamante la faccio. prepotenza, Ok. vai. Allora, Così non qua devo un importa. attimo. Oh, il fiorellino, bello. Qua Ok. allarghiamo. Là, messa la porta. E cavolo, devo fare anche qui due blocchi. Perfetto. Perfetto, Va raga. bene. Ho anche fatto Sta la calando il muraglia. sole, sta calando il sole. Ai ai ai, l'uovo lo prendo molto volentieri. Avete fatto i letti? Quali letti? Non abbiamo più preso il serraglio.
serve più questo. Dai, dai, che devo fare il fossato. Allora, la cosa del fossato è comoda. Cioè, nel senso, è bella idea, eh. Però quando si costruisce casa, forse... Sì, è un po'... Era come da fare per ultimo. Ok. Io ho portato un po' lì sotto, un attimo. Poi ci facciamo, spacchiamo magari un po' tutto attorno, così la nostra casa è un po' in alto rispetto agli altri. Ok. Sì, dopo io terrei la terra sotto e metterei il pavimento. Sono di fame io. Direttamente. E a chi serve il cibo? Per adesso no, dopo sì. Mister, ti serve il cibo? No, per adesso sono a posto. Ok, io... Fammi pensare cosa posso fare. Pavimento di come lo facciamo? In pietra? Ah sì. Io farei il bordino della casa, il pavimento in pietra. Ok. No, Beastar? Vado a prendere sì, può starci. Ma qua ho sbagliato. No, è giusto. Ok. Ok. Faccio un po' di torce, se no... Proprio okay. buio. Sì. La pietra ce l'hai tu, hai detto? Ne ho 8. Prendo un'altra. Mi sa che ci conviene entrare che ci sono gli zombie. Tranquillo, prendo questa. Sta morendo. Perfetto. Guarda, dice del ferro qui dietro. Aspetta, prendo questo. Oh. No. E ci siamo chiusi dentro, raga. No, siamo fuori. Noi siamo fuori, aiuto. No, è entrato. È entrato. Via, chiudi in casa. Adesso diventa una prigione. No, adesso sono fregato. Perché ho messo tutti i muri altissimi, non esco ma più. Vieni qua. Dove sei? Non sapevo che potesse scavalcare anche. Un ragno? Cioè, pensavo che avessi fatto... Con uno posso eccolo. Via. Mori. Quanti ce ne sono? Mio Dio. No, via. No, ma erano dentro anche in casa, no. Sono morto. Ma che cosa? Basta, vai via. Sono morto, non è possibile. È pieno zeppo di zombie qua. No, la nostra idea ha fallito miseramente. Abbiamo voluto fare la casa grande subito. Aspetta. Metto un po' di torce subito. Vai, metti le torce. Fammi entrare. Chiudi la porta. Ma da dove sono entrati? Scusa un attimo. Spawnano, quindi basta. Ah, è vero, era tutto buio. Porca vacca, ho perso tutto. E dove sei morto? Ero qui fuori davanti alla casa, da qualche parte. Vado io. Oh cavolo. Qui c'era anche il blocco di terra, via. Non trovo niente. Forse ho preso un po' della roba. Boh, avevo tutta terra, avevo poche cose. Oh mio Dio. Ma torna in casa. Scappo. Via. Ok, allora, io ho 7 pezzi di lana, Cristo. Mi sa che il fossato è più contro di noi che contro i mostri. Sì, guarda, è stato veramente contro. Messo? Mi sa che basta. No, vabbè, guarda, bastano quelle lì. Qualcuno ha una spada? Qualcuno ha creato una spada? Sì, te le creo io adesso, aspetta. Ma io mi difendo con l'uovo. Proprio... Oh, ho fatto nascere il pulcino, guarda che forte. Bravissimo, vai da là dentro. Peccato che non si può uccidere per prendere il pollo, mannaggia. Ok, allora... craftiamo velocemente un po' di cose. Allora, 1, 2, 3... Che roba! Beastart, è presente Rust, il gioco? No, però l'ho già sentito. Sai che quando fai le case in legno è una cosa del genere, guarda. Tutto in legno, bruttissimo. I letti dove li mettiamo? Da qualche parte. Sì, qua dietro, nella seconda stanza. Letto matrimoniale, vai. Perfetto, fammi dormire. Oh, perfetto. Ci serve un... Cavolo. Quanta lana avete voi? Lana. Io ne ho una. Io non posso dormire. Una. Quanta hai, Jaco, di lana? Zero. Zero, una. Non posso dormire che ci sono i mostri vicini. Vicini. Cavacca, quanti ce n'è? Mio Dio.
pieno zeppo. No, ma mettiamo i zombie un po' più difficili, eh. Genius. Ci siamo complicati la vita. No, poi assolutamente dobbiamo fare. No, siamo di mettere l'acqua anche all'esterno. Oh, ho trovato. A meno che abbiamo un po' di cibo. Oh, madonna. Cos'è successo? Sono esploso. Perfetto. La casa deve essere immobile. È meglio fare anche l'acqua attorno, perché così se la gente esplode non può entrare. È vero, sì sì, anche. Cioè non ci colpisce la casa più che altro. Ok, distrugge il muro. Hai un pezzo di lana, te, è vero? Io? Stardi. No, è bistardo. Quindi posso fare sì, letto assolutamente. No. Andiamo. Venite. Dove torniamo. Sei? Mazzo sto qua, andiamo. Ma io non sono mai uscito da casa, guarda. Mica scemo. Vai che qui metto le doppie mura. Okay, ci sono. Ma che bel panorama. Che bello. Cioè io cosa faccio a fare le finestre se poi... Bistarda, passa la lana. Vai dietro di te. Cacchio, aspetta. Dovremmo poi alzarci. Sì, cominciamo a fare il primo... Magari dove ci sono le finestre lascio il buco. Così vediamo un po' fuori com'è. Dormire, dormiamo. E vai. Vai. Dormiamo tutti. Vai, tutti a letto. Oh, perfetto. Insieme. Grande. Jaco, a letto. Aspetta. Ah no, qui. Oh, ecco fatto la luce. È giorno. I miracoli di Minecraft. Allora. Qui abbiamo un po' di polli. Un po' di uova. Fammi uscire. No, dopo la figura di prima siamo anche noi dei polli, quindi. Oh no, non facciamo doppie mura, facciamo un fossato più che altro. Va bene così un fossato? O lo facciamo doppio il fossato? Sì, sì, appunto, non alziamo le mura troppo per me. Lo faccio un po' più largo? Sì, sì, sì. Non di uno, ma di due? Sì, sì, sì. Poi facciamo un ponte, casomai. Allora non ho più la pala, cavolo. Faccio però qui il sistema un attimo qua. E tieni qua una pala. Guarda, tieni qua. Aspetta. Butta per terra. Presa. Faccio un attimo qui perché siamo più bassi. Poi faccio anche una spada, visto che ci sono, a entrambi. No, ho finito tutto. Vabbè, spacchiamo tutto qua. Pronti, via. Ok, ho due spade. Si mette al lavoro. Tieni, Jacopo. Oh, la finalmente. Tieni qua una spada per difenderti, casomai. La butto sto per facendo terra. Fossati ovunque, sono peggio di una talpa. Oh, ho trovato una spada. Te l'ho buttata. Ah, ok. Allora, trovava strano, spada. Ho detto, mi spawnano spade. Allora, questo lo facciamo doppio, no? Abbiamo detto, quindi... Tutto questo non serve. Io profondo due, mi sa. Due blocchi, tipo, di profondità. Riesci. Vai. Ok, ci siamo, dai. Vado a prendere la legna. Se prendo la legna anche un po' di cibo, se puoi. Vai, spacchiamo tutto. Anzi, ho preso un po' di cobblestone, Jaco. No, cioè, ci serve della legna per finire almeno il... Aspetta. Se faccio una cosa non ci serve più la legna. Via. Ma la talpa, che è sta talpa qua? Vabbè, faccio l'altro giro invece. E di due, quindi spacchiamo anche questi. Sì, abbiamo costruito proprio la casa sul bordo, perché sulla destra bisogna un attimo tirare su un po'. Qua manca la legna anche. No, aspetta, metto la pietra che vado a prendere. Sennò sono veramente un cassettone di legno. No, ho spaccato tutto. Sali. Qualcuno ha creato un'altra pala? Mio Dio. Okay. E tieni qua un'altra, tieni qua. Op. Tieni questa. Dai. No, di dritta. Prendila. Ah, questa qua sotto, buono. Vai. Via. Si torna a lavorare. Allora, quindi dobbiamo finire questa casa qua. E blocco i muri, Jaco. Ops. Finisci i muri. No, metto la pietra, adesso vado a prendere. No, vai, i muri. Così, no? Da qua. Due. C'era la terra prima. Che babbo. Vai, metti tutta terra, lì, tutto... La legna ce l'hai, di prenderla. La prendo da qua. Vai a prendere la pietra, tu, sennò siamo fottuti, cioè... Per la pietra intanto... Questo è da due, devo fare da due anche lì.
Cavolo, mi sono dimenticato. Facciamo un ponte e vediamo come Ah, ma farlo poi. perché quella è la finestra, per quello che è due. Uno, due. Allora, qui è tutto da due, perfetto. Di fame quanto. Come fame? Come siete messi? No, Due così al sono bene massimo. adesso. Ok, perfetto. Ah, questo è da uno, quindi qua devo ampliare. Perfetto. Oh, ferro, ferro, ferro. Via, via, Ferro, tutto qua. ferro, 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 ferro. Ok. Vogliamo ampliare un po' la casa? Voglio ancora finire il tetto della casa, quindi Io penso già ampliarla. alle modifiche. Buono, perfetto. Ho preso un po' di ferro. C'è anche questo da togliere. Ok, ho preso un po' di cobblestone, adesso arrivo a casa. E allora sì, chiudo tutto sto buco qui che avevo fatto Sì. prima. Sto morendo. Vegliacco, questo Via, via, chiudiamo tutto. Perfetto. Dammi la pietra. Ok, arrivo. E il muro va fino qua, quindi qua dobbiamo mettere Quella sopra. questi. E poi da due è questo, sì. Ok, ci siamo. Ho preso un po' di cibo. Maiale, dov'è? Ok, sto arrivando. Allora, Perfetto, qui mettiamo io così. tipo intrappolo queste mucche qua per sicurezza, così ce l'abbiamo. Sì, Non scappano via. intrappola tutti, così abbiamo il cibo. Ok, Questo può andare. O vuoi che faccio un altro tipo perimetro da uno attorno, così vediamo proprio il muro della casa? Va aspetta. No, 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 no. bene così? Ben così, ben così. Allora. Ma la legna qua la mettete? Ti ho detto mi serve della pietra. È Perché? Per fare? Va All'aceto? bene Il così. Cavolo, portino. qua, dammi la pietra. Vieni sono qua. caduto. Ok. Oh. Perché hai messo. Ah, hai messo. Vuoi mettere la pietra tutta attorno? Così? Sì, è bello Ah. così con la pietra sotto. Bisognerebbe andare a prendere, cavolo, già l'acqua. Quanti secchi d'acqua dovremmo mettere qua dentro? Parecchi. Poi magari Sì. sarebbe bello che la stessa No, acqua. poi galleggiano gli zombie poi con l'acqua. Una cattiva idea. Oddio. Scusa. Quindi facciamo così per ora. Facciamo Entrate così. dentro che spacca tutto. Entriamo Ok, un po' di dentro. metto un po' di cibo a fare. Cibo, Un'altra cibo. fornace. Dopo andiamo nelle Fornace. miniere. Sì, poi andremo. Sì. L'importante è solo fare sta casa qua. Oh, salta su. Oh. Là, là. E abbiamo ancora un maiale. O almeno qua gli zombie non dovrebbero entrare. Io mi sarei fatto un muro gigantesco, un muro alto 8 metri attorno alla casa. Non è mica Allora. l'attacco dei giganti, eh. Pensate come fare il ponte, aspettate, così. Fermi. Sono un segno e basta. No. 1, 2, 3, 4, 1, Abbiamo un po' 2. di erbacce qui davanti alla Guardate casa. come ho fatto il ponte. Va bene, vai, ma gli Guarda, zombie tipo, e poi. poi. Ah, bene. Sì, ci può Dobbiamo sempre stare. chiuderlo. Dobbiamo sempre chiuderlo. Sotto cosa c'è? Ah, il pezzettino. Manca un pezzo di. Avete legna? No, io ho solo terra. Sì, aspetta, eh. Rompi questo blocco qua. Io direi finiamo questa casa e poi chiudiamo per oggi. Che Fatto. dici? Sì, direi Ok. di sì. Aspetta, qua. Ma quanto hai scavato? Aspetta. 1, 2, 3, 4, Con 5, fatto. l'attacca, quando Vai. inizia a scavare, scava. Tola la legna lì. Qui va bene, no? Da due, Sì, qui è tutto perfetto. perfetto. La legna è lì comunque. Dov'è? Aspetta. Poi andremo a esplorare il bosco incantato qua dietro, con i funghetti. I Tutto buio, con le funghetti sono alti torce. 3 metri, i funghetti.
Ok, allora qui chiudiamo là. Ma che bello. Oh, perfetto. Tutta artistica la casa. Manca ancora questo, manca un po' di pietra qua dietro, E visto? poi la prenderemo. Un po' di pietra, sì, ci vorrebbe. Poi Ok, magari qua mettiamo dentro tutto. anche il parquet. Che Qualche però di un altro non ce l'abbiamo la colore. pietra a questo punto, Jacopo. Non scappare. E vabbè, tanto non entrano i mostri qua. Bene, facciamo un'altra porta. E ci servirebbe anche il vetro per fare le finestre, però Sì, vabbè, beh, ovviamente. La quello sabbia dopo. è là dietro, la sabbia, quindi. Bene. Però Poi con dobbiamo questo fare. tunnel qua non si può più Fammi uscire vedere qui poi. com'è. Dobbiamo fare il Hola! tetto qua. Quello Questa stanza è faremo. abbastanza ariosa. Sì. Prendi qua. Qua abbiamo la farma di Oh, qua polletti. guardiamo fuori tutti. Guarda qua i pollini. Oh, i polli. Ti ho fatto nascere un pollo anch'io. Ma qui ci denunciano, ragazzi. Cos'è che avete fatto? Là dentro c'è il nostro cibo. Allora, io direi di concludere qua il video per oggi perché si sta facendo anche buio, quindi l'attacco degli zombie è imminente. Io ringrazio Jaco e Nova per essere stati qua con me, ragazzi. Aiutatemi! Bloccato in mezzo ai polli. Vabbè, dai, sto giù, dai. Quindi, Oh. ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e scrivete nei commenti cosa volete vedere nel prossimo episodio, ragazzi. Noi adesso ci stiamo costruendo la casa perché chiaramente è la cosa fondamentale. Poi andremo a costruirci sicuramente qualche campo, lo irrigheremo con l'acqua e niente, fateci sapere cosa volete vedere. Io vi ricordo come al solito di passare nella pagina Facebook, iscrivetevi al canale. Quindi qua da Beastard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ragazzi!